talenti artistici che hanno delle patologie, ma non perché non siamo i più bravi in assoluto, i più esperti, i più competenti in materia tecnica, ma perché, mi rifaccio un po' a quello che dicevo prima, il jazz richiede una vocalità autentica, per cui una vocalità è il più vicino possibile a quella del parlato. Per cui il repertorio jazzistico ha un atteggiamento vocalico molto morbido, molto vicino a quella che è la caratteristica del parlato. E per cui, ricollegandomi a quello che diceva Giuseppina, è importante dare una tecnica giusta in base allo stile giusto che uno deve affrontare, ma una tecnica sempre comunque per tutti gli stili per garantire una longevità vocalica. Quello è. Perché io posso anche, la cosa più importante che un cantante di qualsiasi stile vocale, stiamo parlando dal pop al rock, al blues, al jazz, al gore, allo scream, all'hard rock e quant'altro, possa il più a lungo possibile cantare quello che gli piace, con una vocalità sana. Perché è vero che noi, soprattutto nel jazz o anche in altri generi musicali, abbiamo degli esempi di cantanti come Anita Day o Billie Holiday che all'ascolto, a livello proprio recettivo, così c'è acustico studiato, non sono voci sane. Cioè, Anita Day aveva una bella patologia vocale, Billie Holiday probabilmente con l'utilizzo dell'eroina che ha fatto nella vita si è spezzata tutte le frequenze medie e i legamenti e quant'altro. Comunque sono cantanti che tanto hanno vissuto. 80 anni non cantavano, perché Holiday è morta a 59 anni e l'altra forse poco più. Cioè, per garantire una longevità dello strumento, per garantire una professionalità, la tecnica, comunque l'allenamento lo richiede qualsiasi stile. Noi abbiamo il fatto che tra il jazz e il canto lirico ci sono c'è un tipo di allenamento diverso, ma comunque, io voglio dire questa cosa perché vabbè, noi scherziamo, diciamo, noi jazzisti non facciamo niente rispetto ai lirici, poi noi adesso, oggi non siamo qua a farvi un seminario e a farvi a parlarvi di ogni capitolo nel film. Compratele, lo leggete, venite magari. No, nel senso, non vogliamo star qua a tediarvi con le cose dello specifico del libro, che magari poi si farà in un'altra sede, volevamo un po' illustrarvi quello che era l'argomento. Mi sono persa su quello che stavo dicendo in precedenza. Stavi dicendo il fatto dell'allenamento. Dell'allenamento, noi diciamo sempre che noi facciamo poco, loro fanno molto. L'allenamento è fondamentale per garantire la possibilità di esprimersi. Parole povere, perché quello deve essere. Poi noi abbiamo notato che nella lirica, ad esempio, per quanto riguarda già l'aspetto respiratorio, se ci sono insegnanti curiosi, possiamo dirla questa cosa, allora, la fisiologia parla una lingua sola per tutti. Questo è importante. Cioè, allora, l'insegnante di canto ha, secondo me, l'obbligo di essere didatticamente comprensibile. Per cui di utilizzare una terminologia che sia il più possibile immaginativa, possiamo usare questo termine, cioè che si rifaccia a qualcosa di estrinseco da quello che è medico, è chiaro quello che intendo, è importante, però non è sufficiente la propria esperienza fisica, io non parlo di quella artistica, parlo dell'esperienza del corpo, non è sufficiente a garantire una correttezza sul corpo. Per cui questa, se insegno la tecnica, secondo me ho l'obbligo ad oggi, con tutto quello che esiste, perché lei faceva l'esempio dei grandi artisti che un tempo la didattica la tramandavano attraverso le proprie esperienze corporee e basta, che sono fondamentali, perché io non credo all'insegnante di canto e di tecnica vocale del passaggio artistico all'insegnante che lo fa attraverso i libri e basta, cioè teoricamente chi non canta non può insegnare canto, cioè se non hai un'esperienza fisica non la puoi capire quella cosa.
io questa cosa, scusate, non voglio far polemica, ma ci tengo a sottolinearla, perché la propriocezione fisica è fondamentale per capire quale può essere la sensazione che sente la persona più davanti. L'insegnante deve essere empatico, non solo a livello umano, ma a livello fisico. E per poter essere empatico a livello fisico deve avere una conoscenza fisiologica anatomica che lo porta al di là del tramandarla alla parte acustica. Cosa che invece è fondamentale, cioè non basta la tecnica, l'insegnante di canto. Quindi perché i medici allora infognati potrebbero insegnare il canto. Quello che ha in più, la marcia in più, è che io, l'insegnante trasmette, il nostro obbligo è quello di passare un messaggio artistico. Per passare un buon messaggio artistico dobbiamo dare gli strumenti affinché quest'arte possa vivere. Questa è la cosa importante. Noi, per quanto riguarda appunto ad esempio la respirazione tra canto lirico e canto jazz, ci siamo trovati su un sacco di cose in comune, perché mi rifaccio al cappello introduttivo della fisiologia unica. Cioè, la scienza è il corpo umano. Il corpo umano non si può discutere. Cioè, la macchina funziona in un certo modo. Poi posso far funzionare questa macchina agendo più in alcune zone piuttosto che in altre per dare un determinato risultato, ma questo è. Noi ad esempio abbiamo visto che i due atletismi, che sono quello dell'appoggio e del sostegno, li troviamo in tutti gli stili, anche se molte, molte didattiche moderne del canto non li toccano come argomenti. Noi ci abbiamo tenuto, a partire proprio dall'ABC, anche se è un libro molto tecnico, che scende nello specifico dello stile, della caratteristica del cantante di jazz piuttosto che di quello lirico, ma i primi capitoli sono fruibili da qualsiasi curioso del canto o anche insegnante che insegna qualsiasi stile, perché ci siamo infatti comunque alle due caratteristiche fondamentali degli atletismi, che sono appoggio e sostegno, come vengono utilizzati nello stile e come vengono utilizzati nell'altro. Per cui siamo partiti dal concetto di atletismo. Per fare il performer non posso cantare come sotto la doccia, devo attivare una modalità atletica.